Avete presente Bobo Vieri? Che bombe! Sì, lo conoscono tutti con questo appellativo e no, non c'entra solo il pallone, e i gol effettivamente segnati. Se Vieri viene chiamato bombe è per via di tutte le donne che ha avuto nella sua vita. Donne di cui Vieri parla nel libro Chiamatemi Bombe. E poi molte delle donne con cui sono stato, e neppure puoi immaginare quanti e quali non hanno voluto che facessi il loro nome, raccontava tempo fa in un'intervista a Vanity Fair. Cose turche che noi umani non possiamo nemmeno immaginare. Ci chiudevamo lì dentro, e facevo quello che deve fare un bombe. Capitava di fermarmi, di guardarla negli occhi e dirle: oh, non ci siamo presentati, ciao, io sono Bobo. Il racconto di Vieri scende nel dettaglio. Le donne più importanti della sua vita, però, sono state Elisabetta Canalis e Melissa Satta. Anche se, anche quando stava con loro, non riusciva a resistere alle tentazioni. Tanto che la Canalis, una volta presa dall'esaurimento, lo ha picchiato, e gli ha fatto la fiancata della macchina, Porsche Cayenne nuova. E adesso? È ancora lo scapestrato di tanto tempo fa. Continua a leggere dopo la foto: beh, di sicuro non sarà cambiato radicalmente, ma ha messo senz'altro la testa a posto. Almeno un po', ormai è un anno che il bomber è fidanzato con la ex velina bionda Costanza Caracciolo. Dopo un periodo buio tra i due, è tornato a splendere il sole dell'amore. Costi e Bobone hanno passato un momento molto duro. Alla fine del 2017 hanno perso un bambino, e hanno diffuso la notizia con un comunicato stampa. È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media. Purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento. Chiediamo a tutti di capire e rispettare questo delicato momento della nostra vita. Un brutto colpo che i due hanno digerito a fatica. Continua a leggere dopo le foto e ora, però, arriva la bomba vera. A sganciarla è Verissimo che, su Instagram, scrive: curve sospette per Costanza Caracciolo, che è stata intercettata a Portofino con un pancino che lascia pensare ad una cicogna in arrivo. Vi terremo informati. Significa che ora finalmente il loro figlio arriverà davvero? Beh, non c'è nessuna conferma. Ma, a giudicare dalle curve morbide della Caracciolo, che in genere è una tavola da surf, si direbbe proprio di sì. Sarà la volta buona per far mettere la testa a posto a Bobone. E chi lo sa? Intanto incrociamo le dita e speriamo che SHHHH